Ed eccoci qua, cari amici, in questo momento ci troviamo in una cava completamente in stato di degrado e abbandono. E niente, qua il tempo, le condizioni climatiche sono un po' avverse. Adesso sfrutto appunto qua l'opportunità che la pioggia ha un po' cessato. E niente, il Marvin qua avanza e vi farà vedere davvero scenario davvero altamente drammatico. Però uno scenario chiaramente da contemplare qua, in assoluto silenzio. E niente, meditiamo ragazzi, guardate qua, il Marvin vi sta facendo vedere delle immagini davvero da brivido. Guardate qua, dei vecchi camion sfasciati, dei vecchi camion qua inglesi distrutti, abbandonati in una cava. E niente qua, rendiamo onore a questi caduti in questa cava, caro Filippo. Andiamo a vedere qua il dettaglio, ragazzi, sta piovendo, dai, dobbiamo sfruttare che c'è poco vento adesso, per cui il Marvin, guardate qua, sta avanzando. E niente, allora con una mano sto tenendo la telecamera, con un'altra l'ombrello, per cui ragazzi cerco di fare il possibile, eh? Andiamo qua lentamente. Niente, qua non voglio neanche gridare in questa cava, perché insomma non vorrei appunto richiamare l'attenzione. Qua è passato qualche cacciatore. E niente ragazzi, guardatevi, gustatevi queste immagini davvero altamente drammatiche, uno scenario pazzesco qua di degrado e abbandono. Ragazzi, voi che vi piace la ruggine, il degrado, l'arte, insomma, io vi faccio vedere questi camion caduti, sfasciati. Questo qua non saprei neanche il modello. Guardate qua, cabina, ormai rimane solo la lamiera qua tutta sfasciata. Ragazzi, però abbiamo qua un bellissimo camion, che questo, dai, sappiamo cos'è. Ragazzi, gustatevelo piano. Filippo, mi tieni adesso in questo momento l'ombrello, seguimi. Eccolo qua, dato che c'è poco vento, guarda qua Filippo. Un spettacolare vecchio Euclid. Ragazzi, guardate qua, immagini drammatiche. Guardate qua la cava, la parete. E cosa troviamo? Un Euclid. Guardate, vieni Filippo, piano. Bassami l'ombrello sempre, segui sempre la macchina fotografica. Eccolo qua. Ragazzi, guardate, immagini davvero drammatiche. Guardate, guardate la ruggine cosa ha fatto qui. Guardate. Guardate la ventola, il convogliatore dell'aria, guardate quanta ruggine c'è. Ragazzi, sono immagini drammatiche da gustare. Adesso vi faccio questo piccolo filmato, poi lo interrompo, poi riprendiamo con gli altri camion, perché ragazzi qua merita insomma la spartizione del filmato. Guardate qua questo vecchio Euclid, che spettacolo ragazzi, trovarlo in queste condizioni qua. E niente, per fortuna che il Marvin è arrivato in tempo, caro Filippo. Siamo arrivati in tempo. E niente, comunque sai Filippo, io dico sempre, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, per cui niente, non cantiamo vittoria finché il filmato qua non è terminato, non è YouTube. Ragazzi, noi andiamo avanti, guardate qua ragazzi, guardate. Un Euclide ormai sciacallato, non ci sono più i pezzi, insomma qualcuno si è portato a casa qualche trofeo, vedo che il volante manca. Ragazzi, guardate, cabina bucherellata. Niente, guarda qua, insomma questo cassone è fantastico. Mancano anche pezzi della trasmissione lì sotto. Eccolo qua, ragazzi, guardate. Mancano pezzi del ribaltabile, manca un po' di tutto. Ragazzi, immagini altamente drammatiche, lo dedichiamo a tutti gli appassionati del genere trash, gli appassionati del Marvin. Niente ragazzi, qua il Marvin. Anche gli appassionati del movimento terra. Anche appassionati del movimento terra, certo. Noi, ripeto, per vedere queste immagini qua abbiamo dovuto partire, uscire dall'Italia. Questi sono un po' gli scenari che il Marvin vuole catturare ancora finché ha l'energia. Insomma, il Marvin ha anche 50 anni adesso, insomma, non so quanto può andare avanti a sbalzare così, Filippo, tra la ruggine, nelle cave. Eccolo qua. Ragazzi, con questo il Marvin vi saluta. E niente, adesso andiamo avanti perché non è finita, ci sono altri camion qua da documentare. Ciao a tutti da questo splendido Euclid.